questa puntata. L'Aula approva la risoluzione per l'affettività e la sessualità per disabili. Gonfalone d'argento all'Istituto Lama Zong Kapa. L'arte di Lorenzo Lazzari tra storia e modernità. Gesto e materia, la scultura teatrale. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità con 35 voti a favore una risoluzione per l'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per persone con disabilità. Ma intanto sono davvero felice e orgoglioso che l'Assemblea legislativa tutta all'unanimità su proposta del collega Jacopo Melio abbia deciso di votare una risoluzione che pone grande attenzione al tema della sessualità, dell'affettività nei disabili con forme gravi. C'è una norma, una proposta che ferma da troppo tempo in Parlamento. Noi abbiamo la necessità di scuotere le coscienze e gli animi. Questa è una norma di civiltà. La Toscana è una terra che negli anni di queste battaglie è stata sempre promotrice. Io mi auguro davvero che noi facciamo la nostra parte mettendo in campo tutte le risposte che possiamo, ma che una norma che sia comune a tutte le ragazze e ragazzi disabili su questi temi a livello nazionale possa vedere finalmente la luce. È una norma di civiltà questa. Io voglio ringraziare il consigliere Emilio perché non è che ha portato all'attenzione ha scoperto un vaso di Pandora, ha proprio alzato un velo. Cioè tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule. Il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo ma siamo ciò che siamo. Siamo tutti uomini e donne, siamo tutti carne e sangue, siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità. Questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'aula e devo dire recepita da tutti, passata un voto all'unanimità, un tema che è importantissimo, che è la questione dell'affettività e della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari, diciamo, a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno. È una risoluzione importantissima, spero che non resti solo carta ma che abbia un seguito vero, perché è giusto affrontare questo tema ma soprattutto è giusto riuscire a dare delle risposte. Allora, è un pochino più particolare la proposta fatta, perché si parla della sessualità e della affettività. Sono due concetti che possono essere uniti, ma possono anche essere intesi estremamente diametralmente opposti, perché è ovvio che chi ti insegna la sessualità va bene, è facile, chi ti insegna l'affettività è altrettanto facile se te ne vuole di affetto, ma cercare di capire l'affettività e farla diciamo insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro, prendendo del denaro, come è giusto che sia il suo lavoro, diventa un po' problematico. Indubbiamente questa legge che parte da una mozione, quindi è stata sviscerata approfonditamente, è un qualche cosa di innovativo, perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini. Però adesso dobbiamo vedere come verrà tradotto in pratica, perché la Regione Toscana è un paperwork, cioè riesce a scrivere tutto lo scrivibile ma poi a portare in pratica ben poco di quello che scrive. Sì, noi come Commissione avevamo avuto dal Consiglio l'indicazione di affrontare una mozione a prima firma Melio che affrontava appunto il tema della sessualità e dell'affettività delle persone con grave disabilità. È stato un lavoro abbastanza intenso che ha coinvolto la Commissione in più sedute, abbiamo fatto audizioni, discussioni importanti alla presenza anche del consigliere Melio e questo ci ha permesso di evidenziare come
Davvero si tratta di un tema sul quale c'è un velo di ipocrisia molto ampio, che parte dall'idea che le persone disabili siano persone asessuate, che non hanno bisogno di una attività sessuale, erotica, di attività di affettività. E allora e questo viene scaricato tutto sulle famiglie, sui genitori, sui caregiver, che da soli si trovano a affrontare questo tema. Con questa risoluzione, abbiamo quella mozione, l'abbiamo fatta decadere e abbiamo fatto una risoluzione di commissione, che per fortuna poi l'Aula ha approvato all'unanimità, noi diciamo una cosa importante, cioè che a livello nazionale con una legge e anche la Toscana inizi a fare un'azione che porti allo sviluppo di un assistente all'affettività e alla sessualità, che non è un sex worker, è una persona esperta che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e i caregiver e non lasciarli soli. È un grande servizio di civiltà e noi speriamo che dopo la risoluzione questa regione, oltre a porre il tema in conferenza Stato-Regione, possa velocemente dare avvio all'elaborazione, alla messa in piedi di un servizio di questa figura, che è una figura che certamente ha un compito importante, che è quello di affrontare i temi e di non lasciare le famiglie e i caregiver da soli. Consegnato il gonfalone d'argento all'Istituto Lama Tsong Kapa di Pomaia, nella provincia di Pisa, centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano, tra i più importanti d'Europa, per l'impegno profuso nel ricercare il dialogo tra i popoli. È un riconoscimento all'Istituto di Pomaia, che in questi anni ha svolto un grande lavoro di accoglienza, di inclusione, in grado di parlare anche a chi professa fedi differenti. In un mondo di guerra come quello che stiamo vivendo ora, c'è bisogno di luoghi di pace, di luoghi in cui costruire pace, e questo di Pomaia ha una funzione fondamentale. In questi anni abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo fatto buona politica, perché non era scontato in pochi anni riuscire da un progetto, da un'idea, a trasformarlo in un fatto, la realizzazione del primo monastero buddista in Italia. Questo è grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Giamila Carli, dalla regione, un lavoro di squadra, e penso che insomma oggi questo riconoscimento è un modo per dirgli grazie, ma anche un modo per, non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per arrivare alla realizzazione del monastero. Oggi è un grande giorno per tutto lo staff e tutti i componenti di questa grande famiglia che dal 1977 porta avanti i messaggi di pace, di inclusione e soprattutto lo studio della tradizione buddista mahayana. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità il Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Quindi noi da sempre crediamo nel dialogo interreligioso, nell'accoglienza e nel diffondere uno spirito davvero di fratellanza. Grazie. È un riconoscimento importante per l'Istituto Lama Tsong Kapa, che dal 77 ad oggi ha portato avanti un messaggio di pace, di inclusione nel territorio, con la comunità locale e anche a livello internazionale, per compatibilmente con le proprie possibilità, per quelli che sono anche i diritti umani nel Tibet, per la pace in Tibet e nel mondo. Quindi è molto importante questo riconoscimento da parte della nostra regione. Spazio espositivo Ciampi a Palazzo del Pegaso è stata inaugurata la mostra di Lorenzo Lazzari, Déjà Vu. L'artista fiorentino rivisita in modo estremamente personale tracce e suggestioni della pittura classica dei grandi maestri toscani del 400, ma anche di artisti pop e dell'arte povera. È una bellissima occasione per festeggiare e mostrare ai cittadini e alle cittadine un pittore nostro che ha il suo studio qua e che è anche conosciuto, ma ci regala una retrospettiva, 30 anni di lavoro, con un titolo molto suggestivo, Déjà Vu,
Sono cose mai viste, ma in realtà sono sguardi mai visti su cose già viste. Quindi è un bel paradosso quello che ci propone, perché la realtà, anche consueta, appunto già vista, ci appare però in una luce, in una prospettiva tutta nuova. Questa è la grande capacità degli artisti, che è quella non di regalarci la loro prospettiva, ma di regalarci una prospettiva per noi nuova sulle cose, ed è quello che, ciò che li rende insostituibili e preziosi per tutte le comunità civili. Déjà vu è un percorso intero di Lazzari, che ho conosciuto relativamente in tempi brevi, per cui ho dovuto fare una, diciamo, scorpacciata di opere, e però da questa scorpacciata è venuto fuori proprio il vero filo conduttore dell'opera di Lazzari. Io ho scritto che è un'opera diciamo apparentemente leggera, mentre in realtà, se noi guardiamo questi pesci, c'è sempre un assembramento, quasi ci fosse da una parte un horror vacui e dall'altra uno spazio incombente. Quindi questi personaggi, questi spazi pittorici diventano un teatro in cui recita la solitudine. Sono solo dei quadri grandi che attraversano circa 30 anni, 32 anni di attività. Ci sono alcune cose di alcuni lavori svolti, praticamente. Quindi lei troverà dei quadri completamente diversi, insomma, visitandola. Ho iniziato con quel quadro dove c'è un carro armato, perché io nel 92 feci un quadro che non ho portato, dove c'era un mare bellissimo, insomma un mare molto tranquillo, e sull'orizzonte praticamente c'erano tutte barchettine da guerra. Era un giochino, ma era perché c'era la guerra del Golfo, cominciò la guerra del Golfo nel 92. Ci si ritrova dopo 30 anni, io ho fatto i miei percorsi, i miei pensieri e tutto quanto, però ci si ritrova a ritrovarsi nel 2024 a una guerra alle porte di casa, è un cancello con una guerra dietro. Perché questa è la distanza oramai, capito? Quindi questo per capire come ho pensato questa mostra. Però i quadri attraversano dai 99 adesso vari periodi. La scultura teatrale di Jonathan Francesconi approda a Palazzo Bastogi con la mostra Gesto e Materia. Fino al 18 ottobre saranno in esposizione opere frutto di 40 anni di attività di un artista poliedrico che ha animato con le sue creazioni la vita sociale e culturale della Toscana, a partire dal Carnevale di Viareggio. Palazzo Bastogi, il Salone delle Feste, il luogo forse più bello del Consiglio regionale della Toscana, ospita una mostra di livello che lega la Toscana con la sua storia, la tradizione della carta pesca, con Viareggio, con il Carnevale, e questo è un luogo che vedrà esposta questa mostra per alcune settimane, Gesto e Materia di Francesconi, un artista toscano doc che espone le proprie opere. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto presenziare, ospitare come nei propri palazzi, questa come tante altre iniziative per dimostrare quanto gli artisti toscani possano sentire un luogo proprio, quello del Consiglio regionale, per esporre le proprie opere. La mia arte io già non mi sento, perché mi sento un artigiano, uno che lavora con le mani, quindi un qualcosa di più vitale, più carnale. Sento di esprimere delle sensazioni, come ho sempre fatto da quando faccio delle cose, dal Carnevale, che ho avuto tanta un'esperienza a 32 anni, e alla scultura, un qualcosa che viene dal dentro. Prima le scrivo, mi annoto delle cose, poi certe volte mi piombano addosso e dicono: via, mettiti lì e fai qualcosa. Ecco, quindi il sapore del lavoro viene giorno per giorno.